APVER, da progetto a sistema territoriale. Il progetto transfrontaliero APVER, apprendere per produrre verde, si conclude. L'appropriazione da parte del territorio dei risultati di APVER è uno degli assi di lavoro nel percorso di costruzione dell'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. APVER affronta i cambiamenti necessari alla transizione verso economie verdi e più sostenibili. Ciò che ha prodotto, sperimentalmente con il concorso di una pluralità di organizzazioni e persone, fa oggi dire che va data centralità ai processi di educazione, comunicazione e formazione. Ci sono inadeguatezze da colmare rispetto alle forme e ai modi attraverso cui le organizzazioni e le persone del territorio agiscono e interagiscono per promuovere e acquisire nuove conoscenze e competenze. APVER dimostra che un cambiamento è possibile a determinate condizioni e con l'uso di strumenti di conoscenza e dialogo condivisi. Come possono cambiare in questo ambito la scuola e la formazione professionale e parallelamente le politiche e le azioni degli altri attori del territorio? Come i soggetti pubblici e privati possono dare un contributo in risposta alla crisi attuale che alimenta differenze e diseguaglianze? Lo sviluppo sostenibile offre una via d'uscita alla crisi, non priva di tensioni e contraddizioni. Siamo in una fase in cui le regole, le interrelazioni tra i soggetti territoriali, le responsabilità e processi che educano e formano le persone vanno ripensati alla luce di una nuova visione di sviluppo dei territori e della società. Cosa sia utile imparare, con quali modalità, risorse e organizzazione territoriale, non può che essere oggetto di un lavoro permanente tra gli attori del territorio. Si tratta di costruire una comunità di pratica territoriale per promuovere e sostenere nuovi apprendimenti orientati alla green economy e allo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni e tutti gli strumenti, visita il sito